Frasi a metà Laura Pausini. Apre. E allora alle 16 alle 16 e 6 minuti è arrivato. Benvenuto Lorenzo Fragola. Grazie, grazie. E soprattutto grazie la facciamo tutti insieme. Tanti auguri a te. Basta. Okay. Vabbè, già questo... con la sua voce devo dire che è particolare. Ma potresti inciderla. Tanti che... auguri. Certo, adesso lo fai. Che quando dopo ti sta antipatico qualcuno e compie gli anni, sì, gli dai CD di tuo nonno che gliela cantano. Ti prego di far sì che l'intervista vada avanti. Sì, 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 sì. Ti prego di farci procedere e di farci lavorare con precisione. Per noi era importante oggi, insomma, sì, festeggiare il tuo compleanno, perché il compleanno è un giorno importantissimo. C'è un'energia pazzesca. E poi vogliamo parlare alla vigilia dell'uscita di Bengala. Ma già, che grande già regalo che ti sei fatto! Beh, sì, dai, è stata un'occasione per fare due cose insieme. Due, no, cose insieme. Poi in realtà comunque l'album è un lavoro che ho fatto in 2 anni, sì, dove comunque sono cresciuto, per cui ci tenevo a pubblicarlo anche quando anagraficamente avevo un anno in più, mettiamola così. Quindi. E quindi c'è stata proprio la scelta del 27 o perché il 26 non era proprio possibile, che sarebbe stato perfetto? Beh, di solito si esce il venerdì. Ah, il venerdì, è bellissimo. Per una questione, devo essere sincero, credo di classifiche. Perfetto, perfetto. Perché le rilevazioni iniziano il venerdì. Quindi io facevo il giovedì, alla fine oggi abbiamo fatto la conferenza stampa, quindi abbiamo presentato il disco, domani esce, da stasera a mezzanotte poi online. Esatto. Per cui, e noi invece lo abbiamo qui, guardate che bello, Bengala, perché ci seguisse il punto sul 266 del Digitale Terrestre, sul 766 di Sky, Lorenzo Fragola è qui a presentare questo bellissimo disco, questo nuovo percorso, anche perché insomma ha un titolo molto particolare, noi sappiamo che cosa vuol dire, però loro vogliono ascoltarlo dalle tue parole. Okay. Perché Bengala? Beh, Bengala è una traccia intanto dell'album, esatto, è l'ultima che chiude, che tra l'altro è l'ultima che ho scritto in ordine cronologico, quindi segue anche la scaletta abbastanza un ordine cronologico. Infatti il primo pezzo è stato proprio Battaglia Navale, che apre il disco, l'ultimo è stato Bengala. Devo dire che il titolo è come razzo di segnalazione, no? Il razzo di soccorso, quello in mare, quando una nave si smarisce deve segnalare la propria posizione. Ci tenevo in qualche modo a segnalare dove mi trovo, ecco, le persone e il percorso che ho fatto per arrivarci. Quindi che cosa ho fatto in questo, rispondendo alla domanda cosa ho fatto in quest'anni, esatto, ho lanciato questo Bengala per dire questo è quello che ho fatto e questo è il percorso che mi ha portato ad essere oggi. L'approdo di oggi, Bengala, possiamo riassumere dicendo è un album che narra da dove sei partito e da dove sei arrivato oggi, giorno del tuo compleanno. Quanti ne hai compiuti? 23. Ti preparo già una domanda alla quale poi mancano pochi secondi, risponderai nel prossimo intervento. Il più bel regalo, parlando di compleanno, che la vita ti ha fatto. Wow, ok. Lui adesso ci penserà. Pensiamo. Perché insomma noi abbiamo conosciuto Bengala proprio con Battaglia Navale. È carina sta cosa. La prima è Battaglia Navale. E l'ultima è Bengala. Cioè, incredibile, no? Battaglia Navale e poi spedisco il Bengala. Quindi forse questa Battaglia Navale è andata un po' così. La bellissima Battaglia Navale di Lorenzo Fragola, 16-12 minuti, cioè Bengala, ovvero il nuovo lavoro che uscirà proprio, anzi, questa notte a mezzanotte. Esatto, giusto? Esatto. E da domani poi comincerà un bellissimo tour in store. Dicevi. Cosa? Relativamente all'intervento di Tonon. Meraviglioso. Guarda, durante il blocco, tutte quelle che ha detto e non ha detto. No, a me faceva pensare questa cosa, che comunque è partito da un suo viaggio personale, no? E parte con una battaglia navale, quindi questo scontro anche magari interiore, io non lo so, perché tu mi hai detto che segue un ordine cronologico e poi abbiamo questo messaggio di salvezza come ultimo, quindi credo che ci sia tutto un percorso evolutivo tuo. Era questa la cosa che mi incuriosiva, partiva così e si finisce in quest'altro modo. Bene, lui ti ha confermato, ti ha risposto. Siamo tutti contenti. No, è diverso, gli ha fatti i complimenti, è giusto, che cosa hai detto? Perché è una cosa che finora non mi avevano, cioè non si era notata così tanto. Fragola, in realtà proprio un ordine. No, ok, hai ragione. Va bene, no, per favore, ti prego anche tu, parliamo del regalo di compleanno, che sì, è quello che ti interessa. No, il più bel regalo che la vita ti ha fatto. Il regalo la più gente bello è curiosa di sapere queste cose di voi artisti. Ma sai, credo che una delle cose più belle del fare musica che è un regalo è pensare che qualcosa che scrivi, che magari senza farci neanche troppa attenzione, poi diventa fondamentale, importante e fondamentale per delle persone. A me capita spesso che mi scrivono dei messaggi, non lo so, una coppia che magari dice ci siamo appena sposati e mio marito mi ha dedicato la tua canzone. Cioè, pensare che fra 30 anni, gli auguro di arrivare a 30 anni di matrimonio, possano di nuovo dedicarsi una canzone che ho scritto,
questo è il regalo che la vita ti ha dato, la tua arte, la musica e l'idea di poterla fare e di poterla regalare a tutti. Esattamente. Senti, sì. Mentre la canzone che piace a te, tua, tra tutte, dici, vabbè, le ho scritte io, mi piace, però ce ne sarà una che ti piace, che dici, oh, ma questa proprio va. Guarda, non perché il nuovo album, ma una del nuovo album mi piace tanto, che è Lontanissimo. Ah, bellissimo. Che è una ballad, ma è anche, si può dire, dice una brutta parola nel ritornello. Sì. Però fanculo, dice. Tutti appunto, e questo sai è bello. Lui quante volte. Tutti i minuti. Lorenzo, dal buongiorno io, così. Io invece ho la onesto? Mia... Sì. Io ho la mia preferita che è Super Martina. Parleremo anche delle belle collaborazioni che tu hai scelto in questo disco. Sì. Anzi, subito una mi viene, cioè mi salta all'occhio, no? Bellissimo il packaging e poi vabbè, voglio dire, tutta la grafica, le foto. Qui c'è Mecna. Esatto, e tra l'altro Mecna ha proprio fatto le grafiche del disco. Sì, è un artista, un rapper che diciamo comunque un mondo diverso rispetto al mio, del pop, quindi avevo un po' la paura che approcciandomi avessero un po' la puzza sotto il naso, diciamo, ah, il pop, il talent, la radio, invece perché lui è molto comunque ricercato, molto particolare, quindi però devo dire che è nata una bella collaborazione, ci siamo trovati bene ed è un brano, secondo me, quello che abbiamo fatto insieme, inaspettato, ecco, mettiamolo così, quindi non vedo 16 l'ora. E 15, chi parla è Lorenzo Fragola, quindi al 3:35:30:10:25 potete anche inviare i vostri messaggi. Facciamo un passino indietro, questa, eh? Questa quanto è bella, io adoro. Cioè, d'improvviso. D'improvviso, le 16:18 su Radio Z, Pomeriggio Z, c'è ospite Lorenzo Fragola e stiamo proprio parlando in anteprima di questo straordinario lavoro, questo bellissimo percorso, queste 10 immagini, queste 10 foto più che 10 canzoni che appartengono appunto a Bengala. Allora, nel fuori onda si continua sempre a chiacchierare di cose belle, so che insomma ci sono anche tante domande e curiosità interessanti. Tu volevi fare una domanda a proposito di X Factor, perché insomma tutto diciamo che è iniziato da lì. Devo fare una premessa, lui ha vinto nel 2014, ma prima non erano andati molto bene i tuoi approcci con X Factor. Sì, no, avevo provato un'altra volta, no? Nel 2013. Mi hanno tagliato subito. Ma io in realtà sono tornato l'anno dopo, non tanto con la voglia, vabbè, ovviamente con la voglia di entrare, ma più di andare dalla stessa persona che mi aveva bocciato e dire, ah, sai che cosa? Adesso lo rifaccio e lo faccio come dico. Ma vedi che la era sfida, sempre lui, sempre lui. Sì, sì, lui stesso, sì, la stessa persona che l'anno prima mi aveva. Ma secondo te bruciato. Eri cambiato, cioè avevi quel quid in più, quindi ha fatto bene il momento giusto. Mi sono approcciato anch'io in un modo diverso. Il primo anno era andato molto spaventato, il secondo diciamo che un po' per la voglia di anche di cantare in modo diverso ed essere contento della mia performance. Poi ho detto se va. Bellissimo. E quindi sono andato abbastanza carico e devo dire che ha funzionato. Ecco, questo è il modo giusto di affrontare eventuali critiche o eventuali porte in faccia, reagire nella maniera corretta e tant'è che dopo. Noi abbiamo tanti radioascoltatori siciliani, tu sei catanese. Sì. Per te, Fragola, la Sicilia è? La Sicilia è vita, è cultura, è la vita fatta di cose belle, di cose brutte, ma che comunque ti dà, perlomeno per chi ha una visione artistica, per chi guarda il mondo sotto quel punto di vista, ti può regalare tanto, non solo come paesaggio, non solo come storie, come persone, come tante cose, ecco. Tanti artisti importanti della musica italiana vengono proprio da Catania. Carmen Consoli, Lorenzo Fragola, Mario Biondi, poi c'è il grandissimo Mario Venuti, Battiato, insomma io mi fermo lì. Una fucina artistica, mi piacerebbe chiederti che cosa non dovrebbe essere la Sicilia, adesso ma abbiamo pensa. Pochi secondi. No, lui ci pensa adesso. Ci pensi e poi me lo dici, grazie. Tra poco ancora su Pomeriggio Z, Lorenzo Fragola. Effetto domino, Emma. Effetto 16:26. Allora, ancora il sud, perché passiamo dalla Puglia alla Sicilia. E do un bacione a tutti gli amici, caro Lorenzo, che ci ascoltano da Catania. Catania e Palermo, ascoltatissima Radio Z. Li saluto. E soprattutto in Sicilia sono fedelissimi. La Sicilia, dicevamo, secondo Lorenzo Fragola, cosa non dovrebbe avere? Abbiamo detto prima tutto quello che hai, che è cosa non dovrebbe essere. Ma sai, più che la Sicilia, i siciliani, mettiamo
mettiamola così. Mm-hmm. Credo che non debbano avere paura di investire sul proprio territorio, ecco, perché poi spesso ragazzi della mia età vanno via, che è giusto andare via per fare un'esperienza, però sarebbe bello poi portare quell'esperienza e tornare per costruire qualcosa. Andare per ritornare. Sì, beh, quello sarebbe non avere paura, ecco, non avere paura di rimanere e di costruire, anche se magari un po' più difficile rispetto ad altre parti, no? Dove ci sono già tante strutture, tante cose, tante aziende. Però sarebbe bello che si iniziasse a fare proprio in Sicilia per i siciliani e in questo modo anche attirare sempre di più persone da tutto il mondo, ecco. Benissimo. Perché è una terra fantastica, ragazzi. A me è capitato di andarci tante volte ho avuto la fortuna di fare delle serate lì e tutte le volte è fantastico, perché è un territorio unico, quindi è veramente importante. Ma come tante altre regioni, sì. Devo essere sincero. Quindi è un augurio in realtà non solo per i ragazzi siciliani, ma anche per tanti altri che hanno delle risorse pazzesche. Spesso è una strada più facile andare via e fare un'altra vita, no? Sarebbe bello invece fare esperienza e poi tornare per costruire qualcosa nel proprio paese, nella propria città, nel proprio territorio, ecco. Allora, quando non mi perdo negli occhi di Lorenzo, perché ti ci perdi negli occhi di Fragole, non penso di non essere la sola, visto che ci sono tante fragoline dall'altra parte, si chiamano così, no? Sai che io non le ho mai chiamate così, devo essere loro sincero. Si fanno chiamare sì, così. Sì, va bene le fragoline. Così, allora, torniamo dentro proprio il disco, dentro Bengala, ed eccolo, è arrivato anche il tuo pezzo preferito. Quindi adesso ce lo ascoltiamo in doveroso proprio, rigoroso silenzio. Lontanissimo, Lorenzo Fragola al 335 30 10 25, tanti messaggi per te. Lorenzo Fragola è il tipico ragazzo che più passa il tempo più diventa bello, dice Mario. Grazie. Benedetta dice: la tua arte è in me e rimarrà per sempre. Poi abbiamo Claudia, Rosa e Martina, siciliane fiere di te, un bacione dalla tua Catania. Grazie. E tanti detto. Tanti altri. Quanti grazie, ti grazie amano. Mille. Allora 2014 X Factor, da lì passa tutto e diciamo che insomma inizia tutto. Poi c'è stato Sanremo dopo, il Sanremo del 2016. Mi ha colpito molto una frase, no? Anche i brasiliani hanno un po' questo concetto del diamante grezzo, che un diamante per brillare deve soffrire, no? Dal diamante grezzo con cui ti definì, diciamo così, insomma, il tuo coach Fedez, a questo percorso bellissimo che tu fai in Bengala, ci sono stati anche dei momenti duri di sofferenza in questo disco? Ad essere sincero credo tanti, ecco. Probabilmente questo percorso, questa crescita è nato da un malessere, ecco, da un malessere che nel primo momento in cui mi sono fermato a chiedermi anche che tipo di artista voler essere, no? Non ci avevo mai pensato, ho sempre fatto tutto come una prima esperienza, con la genuina voglia di fare, ecco, però senza mai chiedermi cosa stessi facendo. Quindi il primo momento in cui mi sono chiesto non avevo ben chiaro dove volessi andare, quindi diciamo che quest'album poi racconta il percorso per quello che è stato, un percorso dove mi sono messo a nudo, dove ho voluto anche lasciare quelle che sono le mie fragilità, le mie debolezze, i miei limiti, perché come ogni crescita è difficile da affrontare, e quando l'affronti vuol dire che ti guardi per la prima volta e ti confronti con te stesso, per cui sicuramente è stato un percorso difficile, ma alla fine di questo percorso ho una consapevolezza diversa rispetto a quando ho iniziato, ecco, questo. Ti senti adulto? Sai, in realtà non che mi sia mai sentito ragazzo, ecco, questo è il discorso. Ma bello! Purtroppo ho anche sempre avuto, non so, la responsabilità del fratello, sai, la responsabilità che danno i genitori al fratello maggiore. Sì, proprio oggi si parlava di sempre, figli. Sempre sentita tanto, ecco, quindi non ho mai apprezzato la mia età, mi sono sempre sentito o troppo giovane o troppo grande rispetto, quindi ora sono nella fase troppo grande rispetto ai bambini, no? Però devo dire che sì, sicuramente adesso un'altra visione anche delle cose, del mondo, che è dato da una crescita, ripeto, anagrafica del compleanno, ma anche una crescita che ho fatto dentro e che ho raccontato in quest'album. E si sente, no? Sia musicalmente che proprio dal punto di vista personale. Io da ragazzo, già vedendomelo anche di fianco, Lorenzo è un uomo molto profondo, questo mi colpisce particolarmente, anche come parliamo dietro le quinte, eccetera. Questo poi si rispecchia e si risente, chi ha la fortuna, chi lo segue, insomma, in tutte le sue canzoni. Questo è molto bello, molto più grande, molto più maturo della sua età. Quindi mi piace la cosa che questo diamante grezzo abbia iniziato dal 2014, questo bel processo di sfaccettatura, no? E qua brilli perché era il 2015. Qua che già un po' di tempo era? Fa. È un momento di spensieratezza, infatti. Era bellissimo. Questo è il brano, così parla di questo. Ecco. Dai, allora.
annunciatelo da solo. Lo lancio io? Allora, questo siamo nel 2015, credo, estate. Questo pezzo si chiama Hashtag Fuoricce il Sole. Lorenzo Fragola. Ma certo che vogliamo condividere Hashtag fuori c'è il sole. Qui dentro c'è l'inferno. State tranquilli. Lorenzo, ti ci metti pure tu. Ci metti. No, vabbè, colpa mia. Colpa mia, ho iniziato io. È un giovane mite, simpaticissimo, sì, ed educato. Ma quando lo vedi molto mite, serio. Non pensi che abbia sto fuoco di fine di battute, di simpatia. Sei un trasgressivo. Guarda, no, adesso do una prova di trasgressione. Guarda, sì, lo faccio cadere in fallo. Se io ti dico Piccolo Teatro di Catania, tu che mi racconti? Madonna, torna indietro, va. Wow, no, in realtà è la prima volta che ho cantato davanti alle persone. Sì, e quando eri piccolo che facevi in quel teatrino lì? Beh, che cosa facevo in quel teatro? Beh, ho fatto la recita, no? La Cavalleria Rustichiana addirittura. Sì, e poi sai, era del liceo, no? Del liceo, organizzata, vedi, col liceo. Lo vedi? Sì, era una sorta di spettacolo che aveva parti musicali, parti ballate, era un po' un mega talento dove entravano un po' tutti, quindi, però sì, è la prima volta che ho cantato davanti alle persone. Vedi, e anche infatti poi, ero agitatissimo. Poi voglio dire, una sorta anche un po' di musical, diciamo, no? Quindi, sì, una sorta di musical, esattamente, sì. Versione moderna. Poi io me la capeggiavo, devo essere sincero. Me la capeggiavo. Sì, perché poi ero, comunque il professore non era un musicista. Ok. E quindi, non so, mi affidavo a me, allora vai là, fai questa cosa. Io perdevo le ore di lezione per pensare al musical. Esatto, quindi, visto? Quindi grazie. Ho fatto tanto. Lorenzo, ma tu cara, quindi diciamo che spari, è stato quello da me, con me Fragola, sì, promosso. Senti, 10 Fragola, musica. Wow. Fragola, tanti ti hanno promosso, in tantissimi, sei giovanissimo, ma sei stato molto premiato. Il tuo rapporto con il momento del premio, nel senso, il premio per te cos'è? Beh, il premio a volte è un riconoscimento, cioè, quindi vuol dire che hai fatto qualcosa di buono e che ti ha dato un valore. E che rapporto hai con i premi? Insomma, dai, io li soffro un po'. Soffre i premi. D'ansia. Ecco, sì. Perché penso sempre a quello dopo, no? Vuol dire che se uno si accontenta si ferma. Invece ti fa, questo ti fa una persona molto intelligente. Grazie. 335 30 10 25 per mandare dei messaggi a Fragola. Dalla Sicilia ci dicono è proprio un bravo picciotto. Vero. E ricordano ancora che cosa sono le nuvole di Bodugno che hai cantato X Factor. Dice solo tu lo potevi fare così. Amami e non volermi bene. Cioè non si è tenuto Luca neanche davanti a un però cantante. Però facci caso, non ha avuto il coraggio di cantare una canzone di Lorenzo davanti a Lorenzo. Che ha cantato una. Adesso non abbiamo ancora adesso finito il adesso sono curioso tempo. Esattamente ecco, di sentirla, quindi allora vediamo. Per tornare a Gianna Nannini, 16:46 minuti, stiamo presentando Bengala, il nuovo lavoro di Lorenzo Fragola che uscirà proprio questa notte a mezzanotte, da domani in tutti gli store. Quindi tutti collegati. Oh, tutti collegati d'Italia, non solo, ma com'è stato cantare Sei nell'anima con Gianna nella finale di X Factor? Bello, è stato molto bello. Io ero emozionatissimo perché ovviamente noi siamo, poi là ti chiudono come chiudono la casa, tra l'altro, del Grande Fratello. Rinchiusi, esclusi dal mondo, per cui diciamo, io facevo le esibizioni però non mi sono mai visto da fuori, e vedere un artista che ho sempre stimato, che ho sempre guardato in TV, che ho ascoltato, che viene là e ci mettiamo a fare le prove per la prima volta, è stato super super emozionante. Poi lei è un'anima all'apparenza molto forte, no? Però anche un'anima molto fragile. Questa cosa devo dire che l'ho subito sentita e mi ha, in quel caso in realtà mi ha visto anche a me molto molto spaventato, no? Dal contesto, alla finale, eccetera, e quindi mi ha dato una grande mano, è una grande artista. È stata molto generosa poi con te, no? Mi ricordavi molto generosa. Volevo farti cantare tutta sì, la sì, perché avevamo ok, Gianna, questa parte la faccio io, questa invece è la tua. No, ma io l'ho fatta, falla tu. Okay, io la conosco. Ne esce un tratto che magari molti non conoscono, che fa anche della Nannini un'ottima persona. Molto umana, sì. È una grande persona, ecco. Allora, alle 16:47 stiamo raccontando questo Bengala, questo album molto personale che tu hai curato in tutte le sue parti, dalla scrittura fino alla produzione, perché da qualche anno ti sei messo lì a fare anche la produzione del disco. Sì, devo dire, ho studiato tanto per produrre qualche brano, come Battaglia Navale, l'abbiamo prodotta io insieme a Mace, che è un beatmaker, ed è stata una nuova esperienza. Te una la cosa sentiresti nuova. Di fare il coach, sì o no? Senza il coach di X Factor, di dove beh, in realtà, prima penso all'album, poi si vedrà, dai. Bravo! Siamo uguali, eh?
io e te ci dobbiamo grattare il naso perché ci dicono che sempre, quando diciamo qualcosa ma noi, dello strumento, ma le elementari volte usciamo, ma noi siamo quelli di una certa età, scusa, si parla insieme e ci si gratta adesso non fate tanti fighi perché voi siete due ragazzotti perché qua. vediamo quando arriverete alla nostra età. Vediamo sì, alla nostra età, cioè 10 anni più di noi alla nostra età, magari 15. Allora sono passati 3 anni da Siamo Uguali, sono successe delle bellissime cose, tra cui oggi presentare proprio in anteprima il nuovo lavoro, 10 inediti straordinari, 10 foto musicali di questo bellissimo percorso musicale e interiore di Lorenzo Fragola. Dentro quest'album abbiamo Lontanissimo, sì, che è la tua canzone preferita, l'abbiamo detto prima. Lorenzo Fragola, tu sei lontano da cosa? Madonna, queste domande, come dire, introspettive. Questo, oddio. Beh, sai, lontano da rispetto a quando, allora mettiamo così, quando ho iniziato quest'album credo che avessi tante paure, tante fragilità, non che ora non ce l'abbia, però credo che sono lontano dal farmi fermare da queste paure, no? Adesso le abbraccio, le accetto, quindi non mi faccio più terrorizzare da quelli che erano i limiti che mi imponevo, quindi lontano dai miei limiti, mettiamola così. Dai. Perfetto, per me è tutto. È andata, è andata. Sì, insomma, il colloquio non è finito, No, adesso poi continua fuori tecnologia. Onda. Con me è finito. Tecnologia della musica, vai. Sì, no, ci chiedevamo anche prima, ti ho chiesto anche il rapporto con i social, perché so che tempo fa sì, ti sei staccato, ti sei voluto proprio chiudere tutto quanto. Adesso invece è apertissimo, ragazzi, quindi seguite tutte le sue pagine social in cui ci sono le date tutte nelle quali potrete incontrarlo. Però ci chiedevamo come mai questa cosa qui, in questo periodo storico in cui è importante. Ma sai, credo che i social non aiutano forse anche all'immaginazione, no? Creano, come si dice, il pensiero unico. E poi puoi dare soltanto la versione migliore di te. E quindi nella vita non è così. Nella vita di tutti i giorni ognuno ha i suoi pregi, ognuno ha i suoi difetti. E credo che i social è difficile far notare e dimostrare i propri difetti. È una cosa complicata, ecco. Guarda dove torniamo dall'inizio. 16:57 minuti, allora da dove siamo partiti siamo tornati, Battaglia Navale con le splendide graffiti di Coney Island, diciamolo. Esatto, sì, non dovremmo sì, dirlo, ma lo diciamo. No, vabbè, comunque sì, Coney Island, siamo andati a New York a girare il video. Senti Lorenzo, ci raccontavi fuori onda che hai fatto almeno una ventina di versioni, no, di questo pezzo e poi sei tornato. All'originale, come al solito. Il grande giro dell'occa. Ma è un po' quello che ha detto della Sicilia, no? Sì. Il bello è partire ma poi tornare arricchendo, no, il territorio e te stesso dell'esperienza. Senti, esatto, a proposito di partire, domani sarai, giusto Luca? Domani dove sarai? Alle 17:30? Domani potrete abbracciarlo a Milano alle ore 17:30. Mondadori, Megastore. Esatto, il 28 invece a Orio. In serio, sì. Ok. Poi vabbè, il 29 a Belpasso, il 30 a Palermo, il 2 a Roma, il 3 a Firenze, il 4 a Bologna. E poi sui social troviamo tutto. Però mi raccomando ragazzi, per avere seguite tutte le date, che sono tantissime, seguite assolutamente le sue pagine social dove vi rimangono per iscritto e quindi saprete dove trovare Lorenzo. Invece per il live che ti manca tanto, ci raccontavi, dice ancora tutto work in progress, no? Sì. Adesso ci dedichiamo all'uscita di questo. Mi manca, giusto? No, devo dire che ci stiamo già lavorando, ecco, ancora non delle date ma a brevissimo le dirò. Niente, in realtà c'è un album, quello prima di questo, Zero Gravity, che non ho mai suonato da vivo, quindi ho fatto un solo tour quando è uscito il primo album, adesso il secondo sarà con 3 album e quindi è carico, dura 6 ore. Cercherò di, come dire, di scegliere i brani giusti, ovviamente non posso farli tutti, però sicuramente sarà uno spettacolo molto variegato, ecco, perché ci saranno brani più leggeri, brani un po' più intensi, quindi devo soltanto adesso, come dire, organizzare il tutto, sistemare il tutto per fare uno spettacolo e per raccontare tutto il mio percorso all'inizio fino ad oggi. Senti, allora ricordiamo Bengala da questa notte, giusto? E sì, poi soprattutto da domani, da mezzanotte, scocca come Cenerentola, solo che esatto, tu non ritorni a casa ma ti apri al mondo. Lorenzo Fragola con Bengala, allora è stato bello incontrarti, se non avrai paura, perché come ti hanno trattato questi no, due onestoni? Ma sembrano duri, ritorna con noi, ritorna da noi e parleremo del tour a quel punto. Grazie, okay? Grazie a voi, davvero, grazie. Ah, poi aspettiamo i biglietti ovviamente. Assolutamente. Io devo dire a Lorenzo Fragola tutti i miei omaggi. Veramente. Tutti. Grazie mille, grazie davvero. E allora tra poco ancora con Pomeriggio Z continueremo con i nostri temi fino alle 18. Scalzi tutti, o no? Bengala. Luca. Ciao. Grazie, Lore.